Eccola, questa è la mia carta d'imbarco. Bene signori, buongiorno. Che succede? Niente, aspettavi che parlassi più piano? Bene, buongiorno. Direzione Istanbul per andare a fare un bel giro affascinante per la Turchia, ma soprattutto in compagnia di un oggetto un po' speciale, questo iPhone SE di ultima generazione. Sono curioso di metterlo alla prova, varrà la pena di acquistarlo rispetto per esempio a un modello un pochino meno recente ma magari ricondizionato? Il punto di forza che non è da sottovalutare è che ha Apple Pay per la carta d'imbarco e per i pagamenti. È molto comodo. 19 e abbinamento perfetto con le cinture. 3 ore di volo che ci aspettano per andare a Istanbul per testare le dimensioni effettivamente piuttosto ridotte di questo schermo, di questo pannello IPS, per guardarci un po' di ultime stagioni di Peaky Blinders. La cosa migliore con cui farlo è un bel paio di iPods. Tra l'altro questo è in colorazione nera con in realtà una bellissima cover product red. Come si risolve il problema dello schermo piccolo? Tenendolo più vicino agli occhi. Seconda volta a Istanbul. Camera piccola ma confortevole. Buongiorno, sono l'otto del futuro. Sto montando il video in questo momento qui all'aeroporto internazionale di Bangkok. Vedrete un video anche su questo, ma soprattutto potete vedere che sono connesso al wifi Miracle Lounge di questo bellissimo spazio. Che cosa succede quando vi connettete a un wifi pubblico di una lounge, di un aeroporto oppure di un hotel? Prima di tutto mettete a rischio i vostri dati personali, nel senso che tutto in questo momento sta passando in chiaro e qualsiasi malintenzionato può sniffare la mia connessione e andare a vedere che cosa passa nel mio traffico internet, ma soprattutto non potete vedere una marea, soprattutto qui a Bangkok, di programmi su Netflix e su qualsiasi altro servizio di streaming. Almeno fare un bel periodo di prova di uno strumento efficace e veloce come Surfshark. Posizione più veloce, paese più vicino, possiamo localizzarci praticamente dove preferiamo. In questo momento ho deciso di ovviamente andare in Thailandia, ma se preferisco connettermi all'Albania, ad Andorra, Argentina, Australia, qualsiasi cosa. Insomma, le potenzialità sono pazzesche, potete installarlo sul vostro MacBook, sul vostro telefono Android, c'è addirittura l'estensione per Chrome, ci sono una serie infinita di ulteriori protezioni come la protezione anti-spam e tantissime altre aggiunte che potete fare. Testatelo, provatelo, fatevi un abbonamento triennale con addirittura il mio codice sconto 8 pagandolo un caffè al mese. Insomma, io vi lascio a continuare con il video. E mentre siamo disperatamente alla ricerca di un posto dove mangiare, perché non provare a fare due scatti e due video con questa micro mini fotocamera che è montata su questa SE? Reggerà le basse luci? Non lo so, il sensore è molto piccolo, però qualcosa si tira sempre fuori. Uno strepitoso hummus e... wow! Iran. Thank you. E facciamo tutte le foto con lui. Non è che se si fa mancare cose come la modalità ritratto. C'è una bellissima luce su di te, Yaki. Modalità ritratto che ovviamente non funziona come vedete sugli oggetti. Non sapevi? Non hai LiDAR. Live photos presenti, panoramica, video. Ovviamente video possiamo girarle anche in 4K60. Ulteriore dettaglio da non buttare via, abbiamo anche la carica wireless. Un intuibile punto a favore, e già lo capisci da subito di prima mattina, è il form factor. Piccolo, compatto, sta in mano, chiaro, ne risente la batteria, ne risente la dimensione di schermo, però leggerezza, compattezza e taschina frontale qua della camicia. Sicuro punto critico di questo dispositivo, come potete immaginare, beh, è il tasto home fisico. Chiaramente ci portiamo a casa un'esperienza utente assolutamente vecchia, antica. Io che sono abituato ovviamente con gli iPhone di ultima generazione a slidare le cose direttamente dall'interfaccia per cambiare applicazione, per sbloccare il telefono. A livello di ergonomia, avendo uno schermo così piccolo e una compattezza così definita, beh, è molto più semplice raggiungere un po' tutto. Ora, colazione. Tipo questo? Caffè turco, che tra l'altro ti assicuro è veramente buonissimo. La giornata è veramente molto bella e soleggiata. Siamo nella piazza principale dove ci sono le due grandi moschee che caratterizzano Istanbul. Stiamo parlando della Moschea Blu, quella alle mie spalle, e questa qua che è Santa Sofia invece. Magari per voi è una banalità, ma sappiate che anche sull'SE potete comodamente utilizzare Apple Watch, magari una versione SE.
E ora ci inoltriamo all'interno di quella che è la moschea più affascinante di Istanbul, forse non dal punto di vista estetico, nel senso che la struttura esterna magari non è appariscente come quella della Moschea Blu, da cattedrale cristiana bizantina, sede dell'impero di Costantinopoli, a moschea ottomana. L'architettura, le forme, i materiali, tutto quello che si trova qui all'interno è una perfetta unione di queste culture che convivono e raccontano una storia incredibile. Piccola, quasi insignificante, ma assolutamente potente. Magia del software. Interessante che la modalità fotocamera, in questo caso su SE, manchi la modalità notturna, non può fare delle foto, diciamo, a lunga esposizione nel tentativo di migliorare le performance. Però insomma c'è anche da dire che la vocazione principale di iPhone SE non è certo quella di fare da accessorio fotografico e videografico. Cerchiamo la luce giusta e proviamo a fare un test della modalità ritratto direttamente all'interno di questa meravigliosa cattedrale. Ovviamente l'ho scattata dal basso verso l'alto perché altrimenti insomma si vede tutta la gente, però ha lavorato veramente molto bene per essere la camera frontale. E ora direzione Grand Bazar d'Istanbul. Come batteria siamo al 75% da stamattina, contate che sta usando connessione wifi in tethering. La cosa più bella e anche quella più difficile direi da trasportarvi sono i profumi e gli odori di un posto come questo. È decisamente quello che si può definire un centro commerciale ante litteram. Quella che vedete alle mie spalle è il punto di arrivo a Istanbul del famoso treno Orient Express, che io tra l'altro ho preso nella tratta che fa da Venezia a Parigi. Se ve lo ricordate c'è un video dedicato a tutta l'esperienza. Signori, benvenuti sul Bosforo. Questo qua è il ponte che unisce le due anime della città, quella nuova, lì dove c'è la torre di Galata, e quella antica, quella musulmana, diciamo in maniera più letterale. Per pranzo, situazione assolutamente tipica turca, ossia cuociono il panino direttamente col pesce pescato sulla barca. Qua purtroppo Apple Pay non funziona. Pane morbido, sardina appena pescata, cipolla, verdura. Come noterete voi stessi, questo mega viale circondato da negozi caratterizza quest'area della città incredibilmente con un taglio più occidentale. Abbiamo attraversato una delle vie commerciali più lunghe d'Europa. E questa la migliore ora del giorno. Questo è il mercato egizio. I mercati comunque sono la parte più bella e più viva di una città. Questo colpo d'occhio ti fa davvero capire le dimensioni esagerate della città che si distribuisce su tutti quanti i fronti di questo pazzesco stretto. Ci sono case ovunque, moschee dappertutto che ti circondano. Quello è un famoso derviscio. Siamo da Nusret. Siamo qua per il meme, perché vuole prendere la bistecca d'oro e pagarla meno che a New York. Molto meno che a New York. Esatto. Yeah, wow. Che roba. Il filetto è una vera merda, se devo dare la mia opinione. Non sto scherzando, è una merda proprio improponibile. Non avevamo alternative per questo viaggio, quindi 10 ore dentro questo oggetto. 18-19, siamo in una specie di strana stazione di sosta. Siamo partiti da Istanbul stamattina alle 8, siamo qui vicino ad Ankara e dobbiamo arrivare, diciamo, qui. Qui nel frattempo mi sta abbastanza aiutando a sopravvivere a questo viaggio. AirPods, film e un po' di relax. Batteria molto buona, pensavo durasse meno, ma effettivamente si sta comportando bene. E dopo 11 lunghe ore di autobus siamo finalmente sbarcati qua. Siamo alla ricerca del nostro hotel, Fakli Cave Hotel. Eccoci qui, signori. Scavato nella roccia, non è vero? 4 del mattino e ci hanno pure portato la colazione. Il rumore che sentite è una pompa che viene gonfiata.
Dunque, non sono sicurissimo che sia una situazione di test particolarmente utile per la maggior parte di voi, quella di essere in una mongolfiera con un SE, ma noi ci proviamo, soprattutto cerchiamo di capire se è possibile sopravvivere ad una vacanza usando solamente un telefono di questo tipo. La risposta, secondo me, è no. Questa è la luce che fa. C'è un Insta 360. Stiamo decollando. Yes. Also like me. Ovviamente per noi intendo per una persona come me che ha un'esigenza molto specifica di coprire, per esempio dal punto di vista video e foto, una cosa di questo tipo. È un telefono da città. La maggior parte dei casi, per le persone che vedete all'interno di questa mongolfiera, è se è perfetto, sono io che sono esageratamente, che necessito di cose più professionali. Anche per persone o professionisti che magari hanno la faccia coperta per qualche lavoro e hanno bisogno di sbloccare È un discorso molto intelligente, perché è rimasto l'unico iPhone moderno, recente, con un hardware moderno e recente che ha il Touch ID. Oppure per persone molto giovani potrebbe anche essere un'alternativa. Persone a scuola, bambini. La verità, virgola, il vero tema è che a livello di prezzo questo SE compete con i suoi fratelli maggiori usati, magari di trend device. In questi termini, comprare un SE nuovo rischia di costarti come un iPhone 11 o forse addirittura un iPhone 12 ricondizionato. La fanno atterrare direttamente sul terreno. Col fatto che hanno pochissimo controllo sul pallone e sui suoi spostamenti, è l'unico modo che hanno per riportarlo alla base è caricarlo su un carrello e andare in giro col pick up. Non facilissimo, guarda come slitta, guarda come slitta. E tutto finisce con... colazione a base di focaccino a formaggio, yakidale e arancia. Per quale ragione le rocce sono fatte in questo modo, con questa strana forma, e perché ci hanno costruito dentro delle case? Semplice a dirsi, questa zona è completamente circondata da vulcani che hanno fatto cadere le loro ceneri all'interno di queste valli, e il vento e l'acqua negli anni hanno creato questa erosione veramente pazzesca, e soprattutto le rocce sono super friabili e super morbide, pertanto è stato facilissimo costruirci delle abitazioni all'interno, che ricordiamo essere state usate principalmente da cristiani per difendersi e scappare. Sì. Quello che vedete alle mie spalle è questa pazzesca struttura, detto il castello, per il semplice fatto che ovviamente tutte queste costruzioni che vedete qui alle mie spalle, anzi questi scavi, venivano poi usati dagli abitanti per nascondersi durante le guerre, per proteggersi dagli attacchi dei nemici. E il castello, cosiddetto appunto, è perché tutte le altre strutture che vedete attorno sono collegate tramite una città sotterranea per entrare all'interno della fortezza. Le primissime popolazioni che hanno vissuto qui dentro sono gli Ittiti, la culla della civiltà è passata per di qua, per l'Anatolia. Vedete quei piccoli forellini che ci sono sopra le porte di ingresso di tutte queste strutture? Quelle sono a tutti gli effetti delle piccionaie, delle case per piccioni. Il guano era fondamentale per concimare i campi che avevano qui attorno. Sembra incredibile, ma li usavano davvero come piccioni viaggiatori e potevano portare dei messaggi da una valle all'altra. E ultimo, non per importanza, le uova venivano utilizzate come pigmento, mischiate a del miele, alla sabbia, vengono utilizzate per fare gli affreschi che tra poco vediamo. La conclusione di questo video ve la giro direttamente a Rotterdam. Sono appena tornato da un lungo viaggio in Asia, porterò un sacco di video sul canale, quindi rimanete iscritti e lasciate un bel mi piace. Cosa ne penso di questo iPhone SE? Credo che sia un dispositivo pensato per persone che vogliono un telefono nuovo con il sistema operativo super aggiornato che nessuno abbia toccato prima, performante il giusto, compatto, super portatile, un ottimo secondo telefono, ottimo per chi è un giovane studente, magari delle scuole elementari, scuole superiori. Per tutti gli altri direi di dare un occhio a un partner del canale come Trendvalley per i ricondizionati, oppure andare direttamente a vedere sul sito di Apple per quanto riguarda appunto i ricondizionamenti. Per il resto, grazie agli acchi della compagnia, noi ci rivediamo sabato prossimo con il solito prossimo video.
Come fanno a venderle? Beh, si limitano a coprire il marchio Apple che vedete sul fianco con un piccolo adesivo. Vero spettacolo si accende di sera. Questo è l'hotel più costoso mai costruito al mondo. Nella seconda parte del video dormirò invece in questo hotel.